Siamo qui con Giacomo Poretti, che ha partecipato alla lezione di Fondamenti di Teatro Moderno e Contemporaneo e ci ha regalato una lezione d'attore davvero indimenticabile. Una domanda per Giacomo è inevitabile. Il teatro in un panorama di media così allargato è ancora necessario? Io penso che il teatro sia intramontabile, anche se in questo momento storico probabilmente si sente un po' ridimensionato, messo da parte, ma io credo che il teatro sia alle fondamenta, sia proprio alla base di ogni lavoro recitativo. Poi, secondo me, la potenza e la ricchezza del teatro non ha eguali. Basta entrare una volta in una sala di teatro e vedere uno spettacolo qualsiasi per rimanere affascinati per sempre. Spero, anzi, sono convinto che questa cosa durerà. Giacomo debutta a Milano con il suo spettacolo teatrale Fare un'anima, un'anticipazione per la Yulm. È un monologo scritto da me per la regia di Andrea Chiodi e nasce tutto da una provocazione vera. Appena nacque nostro figlio, un sacerdote ci disse che era contento perché avevamo fatto un corpo. Ora il compito che ci spettava era quello di fare un'anima. Richiesta più che impegnativa al limite del ridicolo, da lì ho costruito un po' lo spettacolo sulle aspettative che l'uomo moderno ha della propria vita e quindi il rapporto con la tecnologia che è una mamma assicurante, ma come spesso accade la grande madre rischia di. Un consiglio agli studenti. Insisto, nel consigliare ad ognuno di partire proprio dalle fondamenta, di cercare di fare teatro e fare teatro banalmente si può cominciare leggendo ad alta voce davanti a due o tre amici un testo qualsiasi. Quello è l'inizio del teatro e quello sarà un'esperienza formativa che vi porterete sempre dietro anche se farete dei web artist o disabled, tutte quelle diavolerie lì moderne, però vi servirà.